Il comandante del battaglione chiama a sé la bandiera di guerra, al cospetto della quale le reclute del sesto scaglione 1985 presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Battaglione, presenta a me la bandiera. Reclute del sesto scaglione 1985. Siete oggi schierati su questo piazzale per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e per acquisire pienamente la personalità di cittadini italiani. In questo primo mese trascorso all'undicesimo casale avete preso coscienza del vostro nuovo Stato e delle responsabilità che esso comporta. Avete acquistato saldezza morale, forma e sostanza militare, prova ne sia questo compatto schieramento di battaglione. L'atto solenne che vi accingete a compiere vi impegna in una promessa non soltanto di fedeltà, ma anche di osservanza delle leggi e di adempimento ai tre compiti fissati dalle norme di principio sulla disciplina militare: la difesa della patria, la salvaguardia delle libere istituzioni, il soccorso alle popolazioni in caso di pubbliche calamità. Ma se il compito cui attenderete è arduo, è anche nobile e alto, attuando quel dovere che la nostra Costituzione definisce sacro, il cavaliere all'ordine militare d'Italia. Medaglia d'oro al valor militare, due medaglie d'argento al valor militare. Battaglione, attite, presenta giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione e le leggi ed adempiere e disciplinare l'onore a tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Reclute del sesto scaglione 1985. Lo giurate voi? Comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono. Bene che sia di dare il nostro contributo per la serenità e la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. In questo momento di riflessione rivolgiamo il nostro pensiero anche alla recluta Musacchia Vincenzo. Deceduto pochi giorni la bandiera di guerra lascia l'incidente turistico privato.
Onori al comandante dell'undicesimo battaglione Fanteria Casale. Thank you.